Ragazzi, qui c'è il cazzo della me. Io non dico più come state perché mi hai sgridato. T'ho sgridato perché tanto questa finta cortesia di far finta di dire di preoccuparti per gente che manco conosci, di cui non ti frega nulla. Non bisogna essere ipocriti con i tuoi fan. Ma io, hai capito? Ma dovete dire donate, che quello ci interessa a noi. I soldi, che siamo dei venduti, ma sempre meno di X-Murri. Allora, a parte che a me interessa sapere come sta la gente che ci segue, perché se crepano loro. Ah, ecco, quindi sì, c'è questo doppio trick. Allora, non devi dirgli tutto quanto quello che penso, però... Noi che siamo youtuber più hardcore di tutta YouTube Italia, nella cameretta family friendly di Fedevara, sì, con dietro... Femin friendly. Femin friendly di Fedevara, ci accingiamo oggi, questo sabato 18 gennaio 2004, sì, retroattivi a fare un dissing... Ah, Schioffi, che mi ha mandato un messaggio adesso. Prima di cominciare il dissing a Schioffi, che noi faremo a lui probabilmente, volevo dire due cose. Dark Lovers lo facciamo domenica. Dopodomani ci sarà Dark Lovers, la registriamo esattamente dopo questa. Raga, perché ci sono sotto le donazioni? Vabbè, donate. Terremo sotto questo, va bene. Vabbè, hai tolto la life bar, però hai tenuto le donazioni. Sì, sì, sono belle comunque, vedi, appaiono i nomi. Spino. Così. Spino che ha donato 101 euro in live. Ma vecene di Spini. No. Che donano 100 euro. Volevamo fare un piccolo appello a una persona che ci ha dedicato anche 5 secondi del suo tempo, dei suoi 1.500.000 iscritti. Senza manco nominarci, io avevi paura che mi arrivavano 2 follower in più. Io avevo paura che la partnership lo buttava fuori, visto che sta sotto. Tuo papà deve cacciarti di casa perché hai 40 anni. Ha fatto fare 70% degli iscritti. Ma non ci parlo con lui, parla col padre direttamente. Papà. Caccialo fuori, deve farsi la sua vita. Sta ancora a casa paterna. Trovarsi un lavoro vero, una ragazza magari. Ma gli mette 2 soldi in casa lui? Sì. No. E quindi mette il like. Allora, quindi ha fatto. Mette il like quando cucinano. Ascolta, questo ha fatto il trick. Ha preso il padre, ha detto papà, vieni. Gli ha fatto fare tutti gli iscritti perché lui è chiaramente siciliano, poverino. Sì. Ha preso il padre, che è comunque showman e tiene su tutta la trasmissione. Sì. E si becca i soldi. Sai cosa soldi mi guardavo ieri? Nino Frassica, che tempo che fa? Mi faceva spaccare il come il padre di X-Murri? Era meglio, se è possibile meglio Nino Frassica. Vabbè, allora. Vabbè, mamma mia, siamo arrivati. Citaci che mi arrivano i follower. Vai. Citaci. Schioffi, Black Schioffi. Ops, non c'è il video, c'è soltanto l'audio. Andiamo al Ah, perché lui ha fatto Ops e Schioffi ha fatto Black Ops. Oh mio Dio, non c'ero arrivati, mannaggia. Vabbè, ma Detective Fada è andato in vacanza lei. Scusa, stavo pensando ai Missouri. Vai, 51.000 visualizzazioni, ne faccio più quando tiro fuori la wallera. Vai. In bagno, che ci sono tutte le prostitute, sì, che guardano. Sì. Vai! Noi ti mangeremo le braccia, e poi le gambe, braccia, senza gambe, senza faccia. No, raga. Oh, guarda, mi si rivede, testa de cazzo. No, raga. Recitato. Vieni. Ah, è andato a prenderlo. Un ginocchio. Ho capito. Apri la bocca. Che schifo è. Gli ha messo il cacio in bocca. No, raga. Ehi, Mike, mica siamo su 8 Mile. Io cazzo, vieni, ti tolgo il digiuno. C'è più cazzo di sei, beh. Più cazzo di te. Ho fatto 1 milione, ma stato da dipendente. Anzi, sul corpo del proprio vuoi farmi un regalo. La mia sempre diventa del dissing e la scorreggia. Perché ti ricorda il suono fra di quanto sei nato, coglione. Grazie a Dutopia, grazie a cazzo. Di merda, crepa nel deserto stando dentro ad un campo. Madre mi apre le gambe. Vieni in fondo a Milano, nessuno ti vuole più. Devi crepare, da affogare, da solo nella tua tomba. Vengo a svegliarti la notte con la fotta di Papaduk. Mi suono da soli pezzi, suono da soli pezzi. Ho sterizzo da soli. Ho fatto l'accordino carino. Primo scolaro che litiga per il pranzo. Tieni gli occhi di Hong Kong e lo smog. Ti rompo il culo senza aver fatto. Non per portare imbarazzo, è che sei vecchio e il rap ancora non ci ha capito un più. Fine, fine. Non è artista perché suona il piano. È come dire che c'è Mike ma senza il cazzo in mano. So che da un fratello ti è per sempre. Ascolto in silenzio una lagna, la tua piccola stazza. Se tu sei il 6 gennaio, frate, sono l'11 settembre.
Ultimo dissing, suoni vecchio 10 anni, senza una tecnica o carisma, solo una faccia da scassa fracida di fianco agli Olanti. Attenzione però, che te, però metà delle robe ha preso le cose che ci facevano schifo del dissi di Mike e le ha fatte pure lui. Sì, le parti peggiori, però catroia, oh, sempre di più, ci stiamo alzando. Finalmente, raga, grazie a Mike e Snob e Schioffi, il livello dei dissing si alza. Ma stavolta stanno facendo proprio rap, raga, tutti e due, a parte quella merda di dissing Mike iniziale che... Sì, vabbè, ma c'è il testo, per favore. Spero di trovarlo. Parti belle sono quelle dove ha risposto alle rime per le rime, ma sì, quando ti succhiato il mazzo ti e basta, e dai. Fateli più corti, ma sono le robe belle piuttosto. Riprende l'intro che fa... Tutti venduti, tranne quello che dice che sei venduto. Ok, Mike, mica siamo su 8 Mile. Tu rap nasce e muori in un gay pride. Ecco, sei ricchione, ridiamoci. Metti in play, mai i tuoi pezzi da bad vibe. Ok. Leccami la lingua a tempo, Tech 9. Bravo. Però è bello come io... Tu sei un... Però me lo devi succhiare. Deciditi però, quindi il frocio solo chi lo piglia. È il gioco del... Ho capito, va bene. Metti un po' di profumo. Sei una mattinata che aspetta i cazzi nel culo. Cazzo che livellone, io però. Ti voglio bene. Schiaffi. Però mannaggia. Cioè, fino adesso, vabbè. Sei bravo anche. Sì, E ancora non ti è bastata. Ancora vuoi fare il duro. Si vede che vuoi il vivo. Vieni, ti tolgo il digiuno. Più calci di Tekken. Vabbè, ma basta. Hai fatto 6 strofe parlando di minchie. Ma guardati un po' con roba e levati lo sfizio. Ho fatto un migliore, ma stando da indipendente. Ti bene, sei cantato. È stato il dissing, ma frate, era in playback. Tu dovessi insegnarmi a farlo come noi, un rapper. Vedi, già qua comincia si alza il livello. Sì. Quando si mette in paradigma. Però, scusami, si alza il livello dopo. Vabbè, la intro. Dopo tutta l'intro e. Comunque, si alza dopo. Era comunque detta bene all'inizio, quindi la canzone. Fatti un'accelerata in curva sopra la breccia. Muori sul colpo se vuoi farmi un regalo. La tua parte preferita del dissing è la scorreggia perché ti ricorda il suono da quando sei nato. Bello, stai rispondendo al dissing. Sì, sono d'accordo. Però, one shot, ma tu guarda che storia. Dove imparare da una troia che manco in Goya avanti. Però qua spacca. Sì, però dal qua 2000 ci sta. Che c'è troia in Goya. Però ci sta nel cantato. Qua ci sta. Sta parlando comunque adesso effettivamente di quella situazione. Sì. Ti vanti dei tuoi numeri, frate, li fate grazie all'utopia. Grazie a stai. Anzan. Pollo di merda. Crepa nel deserto stando dentro a un camper e ti faccio la festa, ti apro la testa, wow, G-Max. Scusa, ma prendere questo è 8 Mile? Credo che sia 8 Mile, coso lì, Breaking Back. Se tu apri i concerti, tua madre mi apre le gambe. Tua mamma. A me questo mi piace, perché qua è entrato nel vivo del freestyle e non è più una intro del cazzo, cose. Qua è dentro il freestyle, sono quelle cose che anche nelle battle le fai fighe. Qua era, diciamo che era, qua era inerente. Vieni in fondo al bar. Che riprende una sua vecchia canzone. Che ti offro da bere sicuro. Ti facciamoci una chiacchierata, se è quello che vuoi. Prima ti offro il whisky e poi il cianuro. Bella, questa anche qua è bella. Ti proclami vincitore grazie ai tuoi fan. Ma mi hanno detto che a Milano nessuno ti vuole più. Devi crepare e affogare da solo nell'autotune. Posso fermare un attimo? Io qua voglio spezzare una lancia a favore di Mike. Sai che io adesso sono molto critico verso Mike. Sì. Se Mike riesce a fare le cose grazie alla gente che lo segue e non grazie alle amicizie nel rap game, io sono sempre d'accordo. Sì. Le amicizie di Milano, fidati Schioffi, meglio lasciarle fottere. Sì. Vengo a svegliarti nella notte con la fotta di Babadook. Babadook era un cazzo di film horror. Molto carino anche. Mixo da solo i pezzi. Sono da solo i pezzi. Masterizzo da solo e vorresti darmi l'oblio. Benissimo. Tu hai solo pippato i pezzi, hai speso soldi per i pezzi e non sai fare un decimo di quello che faccio io. Dai, qua. Dai, ci sta, cioè, qua. Cazzo qua. Gli addetti ai lavori dicono che sei scarso e che sembra uno scolaro che litiga per il pranzo. Tieniti gli occhi di Hong Kong, tu non sei rap nei pop, a Milano sei lo smog. Perché gli occhi di Hong Kong? Perché fuma le cannette. O forse ha fatto una canzone che si chiama Hong Kong, non mi ricordo. Cioè, frega un cazzo. Allora, tu non sei rap nei pop e a Milano sei solo smog. Sembra questa cosa di Milano. Va bene. Ti rompo il culo senza aver fatto il conservatorio, mi fotto 3 putte mentre giaci sul letto di obitorio. Molto rap no 2000 inutile questo. Sì. Ma quale riflesso? Ma fatti una vita. Hai rotto il cane, ma intende che ti allora puzzi fa finita. Ha detto meglio di con 2 scorregge mi prendo la tua città. Senti il treno che passa e che se ne va. Vediamo che se ne va a fa culo presto. Mi rifletto dentro uno specchio nell'occhio di una matita. Qua sei riscoperto poeta? Sì. Vieni a farmi un massaggio prima che crepi dal nervoso, che ti venga un infarto. Ho messo in mezzo l'età non per portare imbarazzo, è che sei vecchio a rappà ancora non ci hai capito un cazzo. Bella figa qua. Io me l'ero presa perché dici minchia, l'età non c'entra il cazzo. Invece no. Se l'hai presa in corner, dai. Cazzo, c'hai 33 anni. E ancora non sai rappà. Va bene, non sono d'accordo, ma va bene. Non hai il senso del flow né della melodia. Sei un egocentrico fallito senza un po'
po' di umiltà. Porto le patatine, mangiatele in studio. Se non mi lecchi la minchia, godissero la merda. Mamma, questa è veramente brutta. Ah. Un artista non è un artista perché sono al piano, riprendendo lui. È come dire un bianchino con Lorenzo Piano. Che non è un pittore, è un grande artista che tu dovresti conoscere. No, non me ne frega un cazzo. Un artista non è un artista perché suona al piano. È come dire che c'è Mike, ma senza il cazzo in mano. Mannaggia il cazzo, non l'ho capita e non la voglio capire. Io vengo dai Ghetto Blaster, i freestyle in piazza, dalle botte dei cazzotti, da un fratello che è per sempre. Però raga, basta metterlo in mezzo, per favore. Ascolti in silenzio una lagna, la tua piccola stazza. Sei tu, sei gennaio, sono l'11 settembre. Questa è fighissima. Questa vale tutto, tutto. Sì. Il tuo ultimo dissing suoni vecchio 10 anni. Che ma figo. Pure questo è vecchio, sto schioffo. Anche solo come hai messo giù, mi succhi il cazzo, ti succhio il cazzo, mi succhi il cazzo, succhiamoci il cazzo. Senza fate un 69 e andatevene a fanculo insieme. E comunque, senza la tecnica o carisma, sono una faccia da schiaffi. Ti lascio dentro una bara in mezzo alle feci dei ragni. Lascio la tua carcassa fradicia di fianco agli olandi. Io dico che bello si sta alzando. Cioè, adesso a parte le critiche che stiamo facendo, ma sono critiche perché stiamo leggendo i testi, vogliamo fare il pelo nell'uovo. Però il livello è sì, figo, sì, raga. A parte quando altra. Non possono essere insulti per questi, raga, fateli più mirati. Cioè, minchia, quando scrivete le cose mirate e spaccate. Le cose mirate qua erano fighe. L'11 settembre a Milano sei lo smog. Piuttosto comprimete le canzoni. Ne numeri, grazie all'utopia. Capito? Quelle sono le cose fighe. Vediamo se Mike risponde, anche se non credo risponderà, perché ormai ha tirato un po' la wallera. Però magari Mike, essendo uomo dei numeri, sì, la rispostina la fa. Adesso mi sta prendendo bene. Secondo me, raga, dovete venire qua, vi facciamo il beat noi, ve lo fa MJ e vi sfidate sullo stesso beat in una roba doppia. Però seria, raga. Seria. Ci state? Adesso vi tagghiamo tutte e due. No, fate qua sotto, raga. Scrivete se volete questa cosa. Esatto. E se la volete, andate sotto i loro profili. Le ultime foto di Instagram, sì. E dite: va che c'è Arcade Army, vi fa il beat per la roba definitiva. E poi decide il pubblico che ha vinto. Fai un hashtag più contro. Hashtag ArcadeDiss. ArcadeDiss, raga. Così vengono a vedere la reaction. Fate l'ultimo perché avete cagato la minchia. Sì. Ecco, ciao.